erano almeno 600 i ragazzi delle scuole superiori di Asti in corteo per le vie del centro storico. Una protesta pacifica, ordinata, certo un po' vivace, ma vorrete scusargli l'età. Serie invece le motivazioni dello sciopero studentesco che in città si è tradotto in scuole occupate e studenti per le strade, con striscioni e slogan per dire no alle politiche del governo Monti in materia di istruzione. I fondi per la scuola sono elargiti a singhiozzo, a rischio le gite scolastiche e le attività extracurriculari. I materiali sono vecchi, i computer obsoleti, gli edifici fatiscenti, manca di tutto, dal riscaldamento alla carta igienica per i bagni. Qui è in gioco il nostro futuro, lamentano gli studenti. Non ci dicano che mancano i soldi, si taglino piuttosto i finanziamenti alle scuole private. Gli studenti di tutta Italia in questo periodo hanno continuato a manifestare con occupazioni e manifestazioni studentesche. Anche Asti voleva far sentire la propria voce, ce l'abbiamo fatta con due ottime manifestazioni, questa del 6 dicembre e quella scorsa del 14 di novembre. A cosa dite no? Noi diciamo no ai tagli all'istruzione pubblica degenerati, diciamo, perché secondo noi i soldi ci sono, ma non vengono spesi nella maniera giusta. Da mercoledì 5 dicembre 7 scuole superiori della città sono occupate dagli studenti, dallo scientifico Vercelli al classico Alfieri, ma anche l'Istituto Monti, il Sella, il liceo artistico Benedetto Alfieri, il Giobert e il Castigliano. I ragazzi lamentano delle aule sovraffollate, la media di 25 ragazzi per locale, ad esasperare di più i termosifoni freddi che costringono a seguire le lezioni con 17 gradi. Poi subentrano le rivendicazioni per i materiali per i laboratori, al liceo artistico. Giusto per fare qualche esempio, mancano i cartoncini, l'argilla e i colori a tempera. A scuola non si torna! Con questa riforma! A scuola non si torna! Con questa riforma! A scuola non si torna! E così, nonostante il freddo pungente, sfilano i ragazzi delle scuole, simbolicamente proprio sotto i loro istituti occupati. Il corteo è terminato poi in piazza Alfieri.